La faculté de droit de l'Université de Fribourg accorde à Monsieur Mauro Bussani le titre de docteur honoris causa. Emozionato, contento, grato. Niente, ma resta l'onda lunga del piacere di questi giorni, di questa cerimonia, della conferenza di ieri, che resterà dentro di me comunque e sempre. Io nasco come giurista che ha fatto una tesi in diritto civile col professor Giovanni Gabrielli. Poi un professore dell'Università di Trieste, allievo di un grande comparatista, il grande comparatista Rodolfo Sacco e il grande giurista dell'Università di Trieste, a cui faccio riferimento, è Paolo Cendon, mi ha avviato un po' verso un gruppo di studiosi che facevano del diritto comparato la loro stella cometa, la loro lodestar. E mi sono avvicinato a questi studi, studiando il diritto comparato, ho visto che c'era anche un grande margine di riflessione aperto sui temi anche più generali come quelli che lei ha menzionato, che non sono gli unici di cui mi sono occupato, ma certamente me ne sono occupato, come la democrazia e la rule of law, perché sono nozioni che gli occidentali danno per scontate, fino a un certo punto quantomeno, e che pensano possano essere universalizzate con grande facilità o con non troppa fatica, mentre in realtà la metodologia comparatistica permette di avvicinare problemi, questioni che rendono evidente come nozioni come democrazia o rule of law siano nozioni a matrice fortemente occidentale, la cui il cui trapianto in altre dimensioni, in altri sistemi, non è per nulla scontato, a dire il meno proprio. Più estesamente si chiama The Common Core of European Private Law Project. È un progetto nato 25 anni fa con Ugo Mattei, che è l'altro fondatore del progetto, ed è l'unico progetto peraltro di ricerca sul diritto privato europeo che è sopravvissuto alla tagliola del tempo, alla temperie del tempo, perché tutti gli altri progetti che aspiravano a codificare, a armonizzare il diritto privato europeo sono falliti, sono stati consegnati alla storia, con tutti i loro meriti, ben inteso. Il nostro è un progetto completamente diverso, mira ad accrescere ciò che manca in Europa, cioè la conoscenza del diritto altrui. È vero che è un progetto, quello che voglio sottolineare, che è un progetto che mira non a codificare, non a armonizzare, ma a crescere la conoscenza attraverso lo studio e la ricerca giuridica che parte dai fatti e non dalle teorie più o meno fondate, più o meno serie, più o meno aderenti alla realtà che circolano nel dibattito giuridico europeo. Studiare, studiare, studiare ovviamente, impadronirsi di una lingua o due veicolari e cercare di smettere, di spogliarsi dei pregiudizi intellettuali, culturali che in ogni sistema educativo si fanno crescere all'interno delle persone. E se uno si spoglia di questi pregiudizi ha la mente libera e potente per comprendere i fenomeni, per studiarli, per proporli all'attenzione dei propri interlocutori, perché uno può avere come interlocutore gli altri accademici, i politici, le istituzioni internazionali, gli avvocati, i clienti, dipende, un giurista può fare tutte queste cose, io mi occupo praticamente solo di ricerca, ma questi credo, liberarsi dai pregiudizi, studiare, 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 impadronirsi delle lingue e liberarsi dai pregiudizi. Thank you.